Ecco, allora, benvenuti dopo questa meravigliosa sigla alla lettura della versione illustrata del primo capitolo del Signore degli Anelli. Allora, questo è pensato come un ebook digitale, quindi dove una persona va da solo, legge, eccetera, eccetera. Questa è la versione video, quindi sarò io, diciamo così, il vostro Virgilio in questo viaggio e vado subito a selezionare la lingua che noi parleremo e leggeremo. Il progetto comunque è completamente bilingue, cioè in ogni momento si può passare dall'italiano all'inglese premendo semplicemente un tasto. Comunque, noi adesso andiamo in italiano, vedete anche il titolo diventa in italiano, una festa lungo attesa, il primo capitolo del Signore degli Anelli, il nostro avatar parla in italiano, invio, confermiamo, ok, abbiamo la schermata del menu. Da cui possiamo andare a fare diverse cose. E la più importante è quella con la letterina in rosso, la B di apri il libro con cui appunto si andrà a leggere. C'è un tutorial che spiega come appunto muoversi all'interno di questo libro, quali sono le varie possibilità, le opzioni e tutto quanto. E poi in particolare vorrei semplicemente fare una cosa veloce sulla P di info sul progetto, dove spiego brevemente di che cosa si tratta. Questo progetto fa parte di questo progetto, diciamo, più ampio che è Total Digital Cartoon, con cui c'è questa idea di illustrare dei testi letterari in maniera totale, qua lo spiego, cioè praticamente illustrare tutto il testo che viene presentato in maniera integrale, cioè non c'è una riduzione del testo, ma è totale. Si disegna tutto quello che è disegnabile, creando una sorta di doppio binario dell'esperienza del testo, un binario completamente visivo e digitale perché le immagini necessarie sono talmente tante che cartaceo non sarebbe proprio possibile. Poi diciamo digitale è molto più versatile anche ad esempio per queste immagini una dopo l'altra che daranno un'idea, come vedremo, di animazione molto rudimentale, ma la daranno. E poi cartoon perché lo stile è uno stile comico, un po' leggero, sia nello stile che anche proprio nel modo di trattare il testo, che viene in qualche modo un po' anche arricchito di qualche battuta, di qualche abbellimento tendenzialmente comico per alleggerire il testo. Il testo precedente è la Bibbia, non l'ho fatta tutta chiaramente, come non ho fatto tutto il Signore degli Anelli, ho fatto qualche brano della Bibbia, quelle tipo che si leggono a messa, e poi ho voluto cimentarmi per un progetto scolastico con un intero capitolo di un romanzo, che è appunto il Signore degli Anelli. B Total, B Digital, B Cartoon. Ok, allora quindi andiamo ad aprire, saltiamo il tutorial, che mi dispiace perché è carino, ci ho messo anche molto a farlo, ma andiamo subito ad aprire il libro. Quindi il nostro personaggio si prepara. Si mette comodo, appunto, si mette dei vestiti, diciamo, che vanno bene sia per l'italiano che per lì. Ok, avanza pure da solo. Ecco qua, ti spiego, magari uno non ha fatto il menu, scusate, il tutorial, comunque è molto semplice, indietro e avanti, e c'è la lista comandi. Benvenuto, qua è un inizio, no? Un'introduzione, una sorta di prefazio. Benvenuto, stai per leggere una versione integrale illustrata del primo capitolo del Signore degli Anelli. Allora, io adesso leggerò, farò una sorta di libro, come si dice, di audiolibro, però se uno preferisce leggere può togliere l'audio e le immagini avanzano più o meno per il tempo che ci vuole per leggerlo. Si intitola Una festa lungo attesa e con esso comincia la più importante storia di epica fantasy che sia mai stata scritta. Sei pronto? Ogni volta che sento questo rumore, sono io che schiaccio l'avanzata della pagina. Questo primo capitolo però non è il vero inizio del romanzo, che si apre in verità con un prologo. E dato che il prologo contiene importanti informazioni che si collegano direttamente al primo capitolo, vorrei riassumertelo molto velocemente. Perciò, se non hai mai sentito parlare di Hobbit o vuoi rinfrescarti la memoria con importanti dettagli sulla storia dell'anello, vai avanti. Altrimenti salta, premendo S, subito alla lettura del capitolo. Allora, io direi che andiamo avanti per vedere anche il prologo, che io ho pensato di fare anche il prologo, ma alla fine mi sono concentrato sul primo capitolo, l'ho solo in versione abbozzata. Il prologo, in breve. Gli Hobbit, un incredibile popolo che abita nella Terra di Mezzo.
Il prologo ce ne descrive la storia, la geografia, gli usi, i costumi, insomma tutto quello che c'è da sapere. In sostanza li definiremmo come piccoli uomini, alti fra gli 80 e i 120 centimetri, ma di forte tempra, a cui piace la vita sedentaria, coltivare la terra, mentre non amano la tecnologia, stanno tra di loro e non si fanno mai vedere dalla gente alta. È così che ci chiamano. Non portano mai le scarpe e i loro piedi sono grossi e pelosi. Amano mangiare e bere, fare e ricevere regali, tirare scherzi e ridere. Vivono pacificamente nella contea, un bel posto pieno di verde. Le loro case sono buchi nel terreno, ospitali, puliti e ben arredati. Ma c'è un hobbit in particolare che deve avere la nostra attenzione. Il suo nome è Bilbo. Molto piacere. Egli, un giorno lontano, partì per un viaggio in compagnia di 12 nani e dello stregone Gandalf. In questa avventura si impadronì fortuitamente di un magico anello che apparteneva a Gollum, una malvagia e meschina creatura. Il mio tesoro! Bilbo scoprì che l'anello magico poteva rendere invisibile il suo portatore. Riuscì così a sfuggire a Gollum e a tenere l'anello per sé. Bilbo fu stranamente restio a raccontare la verità su come ne entrò in possesso e cercò di tenere nascosto il potere dell'anello, preferendo mentire sulle circostanze del ritrovamento. Solamente a Gandalf e a suo nipote Frodo, sebbene dopo un po' di insistenze, raccontò cosa era veramente successo. Bilbo custodì l'anello gelosamente per tantissimi anni, tenendolo sempre con sé. Da quando tornò a casa dal viaggio non successe nulla degno di nota fino alla festa del suo 111° compleanno. Ed è qui che comincia la nostra storia. Ecco, questo è quello che ti serve sapere del prologo. Capitolo 1. Una festa a lungo attesa. Buona lettura. Quando il signor Bilbo Baggins di casa Baggins annunziò che avrebbe presto festeggiato il suo 111° compleanno con una festa sontuosissima, tutta Hobbyville si mise in agitazione. Bilbo era estremamente ricco e bizzarro e da quando 60 anni prima era sparito di colpo per ritornare poi inaspettatamente rappresentava la meraviglia della contea. Le ricchezze portate dal viaggio erano diventate leggendarie e il popolo credeva, benché ormai vecchi lo neghino, che la collina di casa Baggins fosse piena di grotte rigurgitanti di tesori. E come se ciò non bastasse, ad attirare l'attenzione di tutti contribuiva la sua inesauribile e sorprendente vitalità. Il tempo passava lasciando poche tracce sul signor Baggins. A 90 anni era tale quale era stato a 50, a 99 incominciarono a dire che si manteneva bene, sarebbe stato più esatto dire che era immutato. Vi erano quelli che scuotevano la testa, borbottando che aveva avuto troppo dalla vita. Non sembrava giusto che qualcuno possedesse palesemente l'eterna giovinezza e allo stesso tempo, per fama, ricchezze inestimabili. Sono cose che dovremmo scontare, dicevano, non è secondo natura e ci porterà dei guai. Ma finora guai non ve ne erano stati. Ed essendo il signor Baggins generoso, la gente gli perdonava facilmente le sue stranezze e la sua fortuna. Mantenne i rapporti con i parenti, eccetto naturalmente i Sackville Baggins, e contava molti devoti e ammiratori fra la gente umile e ordinaria. Ma non ebbe amici intimi fin quando alcuni suoi giovani cugini non incominciarono a diventare grandi. Il maggiore e il preferito era Frodo Baggins. A 99 anni Bilbo lo adottò e lo portò con sé a casa Baggins e tutte le speranze dei Sackville Baggins sfumarono. Si dà il caso che tanto Bilbo quanto Frodo festeggiassero il compleanno il 22 settembre. Sarebbe meglio che tu venissi a stare da me, disse un giorno Bilbo, così potremmo festeggiare insieme i nostri compleanni.
A quell'epoca Frodo era ancora negli Enti, come gli Hobbit chiamavano gli responsabili anni tra l'infanzia e la maggiore età, 33 anni. Passarono 12 anni, a ogni compleanno avevano organizzato a casa Baggins gradevoli feste. Era chiaro che questa volta preparavano qualcosa di veramente eccezionale. In autunno Bilbo avrebbe compiuto 111 anni, 111, un numero un po' curioso e una veneranda età per un Hobbit. Il vecchio Took stesso aveva raggiunto soltanto i 130 anni. Frodo ne avrebbe compiuti 33. Era un numero importante perché segnava la data della maggiore età. La gente incominciò a parlarne a Hobbyville e a Lungacque. La notizia dell'evento imminente si sparse in tutta la contea. La storia della vita e il carattere del signor Baggins tornarono a essere l'argomento principale di conversazione. Molti facevano cerchio intorno agli anziani per farsi raccontare ciò che ricordavano di lui. Il pubblico più attento era certo quello del vecchio M. Gamgee, detto il gaffiere alla piccola osteria Ledera sulla via per Lungacque. Parlava autorevolmente, essendo stato per 40 anni giardiniere di casa Baggins e ancora prima aiutante del vecchio Forino. Adesso che stava diventando anche lui vecchio e reumatizzato, il suo figlio minore Sam Gamgee si occupava del lavoro. Sia il padre che il figlio erano in ottimi rapporti con Bilbo e con Frodo, vivevano anch'essi sulla collina, al numero 3 di via Sacco Forino, appena un po' più giù di casa Baggins. Ecco, ad esempio, posso vedere qui se schiaccio L va in inglese. In questo caso non cambiano le scritte, ma ad esempio cambia il nome di casa Baggins, che è Baghand nella cassetta delle lettere, e invece il nome della via non è via Saccoforino, come in italiano, Saccoforino, ma è come nel libro Bagshot Row. Oppure in questo caso, se ad esempio schiaccio L, cambio da una schermata che è in italiano, quindi i nomi dei paesi sono in italiano, Hobbyville, Lungacque e il nome della locanda Ledera è segnata in italiano. Se appunto schiaccio L, ecco che diventa in inglese, Ivy Bush, il nome della locanda e i nomi dei paesi sono quelli originali, Bywater e Hobbiton. Questo vale anche per le battute, la prima battuta del gaffiere è appunto in inglese, se io schiaccio L, diventi in italiano. Possiamo riprendere la lettura. Il signor Bilbo è un gentil hobbit, l'ho sempre detto, molto simpatico e per bene, dichiarò il gaffiere. Era la pura verità. Bilbo lo trattava molto bene, chiamandolo Mastro Hem e informandosi costantemente circa la crescita delle verdure. In materia di radici, e in particolar modo di patate, il gaffiere era considerato da tutto il vicinato e da se stesso il migliore esperto. Com'è quel Frodo che vive con lui? Si informò il vecchio nauguercio di Lungacque. Si chiama Baggins, ma pare che sia più che per metà di sangue Brandybuck. Non so proprio perché diamino Baggins di Hobbyville sia andato a cercarsi una moglie nella terra di Buck, dove la gente è così strana. Non c'è da meravigliarsi se è strana, interruppe Nonno Duepiedi, il vicino di casa del gaffiere. Vivono sulla riva sbagliata del Brandivino, vicinissimo alla vecchia foresta. Se le storie che raccontano sono vere, è certo un posto buio e pericoloso. Hai ragione, nonno, disse il gaffiere. I Brandybuck non vivono nella vecchia foresta, tuttavia sono proprio una strana razza. Trafficano con barche su quel grande fiume e non è una cosa normale. Non ci sarebbe da stupirsi se un giorno o l'altro capitasse loro qualche guaio. Comunque, gli hobbit gentili come il signor Frodo è difficile incontrarne. Somiglia moltissimo al signor Bilbo, e non soltanto fisicamente. Dopotutto suo padre era un Baggins. Che persona onesta e rispettabile il signor Drogo Baggins. Non ci fu mai niente da dire sul suo conto fin quando non annegò. Annegato? Chiesero parecchie voci. Avevano naturalmente già sentito parlare di questo e di altri strani fatti, ma la passione tipicamente hobbit per le storie di famiglia li spingeva a riascoltare tutto da capo. Perlomeno così si racconta, rispose il gaffiere. Bisogna innanzitutto sapere che il signor Drogo sposò la povera signorina Primula Brandybuck, cugina in primo grado del signor Bilbo da parte di madre. La madre era la figlia minore del vecchio Took. Il signor Drogo era cugino in secondo grado del signor Bilbo. Quindi Frodo e Bilbo sono cugini sia in primo che in secondo grado. Mi seguite? Il signor Drogo era Villa Brandy col suocero, il vecchio padrone Gorbadoc,
si recava spesso da quando si era sposato, poiché aveva una spiccata tendenza al mangiare e Gorbadoc offriva banchetti succulenti e abbondanti. Mentre con sua moglie faceva una gita in barca sul fiume Brandivino, caddero tutti e due in acqua e annegarono, e il povero signorino Frodo, ancora bambino, rimase solo. Ho sentito dire che fecero la gita dopo pranzo, al chiaro di luna, disse il vecchio neguercio, e che fu il peso di Drogo a far affondare la barca. Io invece ho sentito dire che la moglie lo spinse fuori dalla barca e che lui se la trascinò dietro, disse sabbioso il mugnaio di Hobbyville. Non dovresti far caso a tutto ciò che ti dicono, sabbioso, replicò il gaffiere che non aveva molta simpatia per il mugnaio. Non c'è nessuna ragione di parlare di spinte o di altre cose simili. Le barche sono insidiose per chi se ne sta tranquillamente seduto senza prevedere gli eventuali pericoli. Comunque, eravamo rimasti che il povero signorino Frodo si trovò improvvisamente orfano e abbandonato in mezzo a quegli strani Buclandesi, come li chiamereste voi. Fu cresciuto ed educato a Villa Brandi, una vera e propria caserma, dove risiedevano permanentemente non meno di un paio di centinaia di parenti del vecchio padron Gorbadoc. Bisogna riconoscere che il signor Bilbo fece un gran bel gesto riportando il ragazzo a vivere tra la gente normale. Quelli che ci rimasero male furono i Sequi Baggins. Avevano creduto di diventare loro i padroni di casa Baggins quella volta che Bilbo partì e che tutti lo credevano morto. Ed eccolo che ritorna e li caccia via. E continua a vivere anni e anni senza mai invecchiare di un solo giorno, che sia benedetto. E un bel giorno spunta fuori con un erede e le carte tutte in regola. I Sequi Baggins non metteranno mai più piede in casa Baggins, o perlomeno è da sperarsi. C'è un bel gruzzolo di soldi nascosto lassù, mi hanno detto, intervenne uno straniero in viaggio d'affari da Pietraforata al Decumano Ovest. Pare che la cima della collina sia piena zeppa di forzieri d'oro, d'argento e di gioielli. Allora voi ne sapete più di me, rispose il gaffiere. Io non ho mai sentito parlare di gioielli. Il signor Bilbo non ha certo problemi finanziari ed è libero di adoperare il suo denaro come meglio crede, ma non penso che si sia messo a scavare gallerie. Io lo vidi al suo ritorno dal villaggio, dal viaggio, che risale a 60 anni fa, quando ero ancora ragazzo. Da poco facevo pratica dal vecchio Forino, cugino di mio padre, che mi mise a guardia del giardino per impedire alla gente di gironzolare e di calpestare tutto. E un bel giorno arrivò il signor Bilbo, su per la collina, con un piccolo cavallo carico di enormi sacchi e di un paio di casse. Non metto in dubbio che fossero pieni di tesori provenienti da terre straniere, dove pare che le montagne siano d'oro, ma non erano in numero sufficiente da riempire delle gallerie. Mio figlio Sam ne saprà più di me, va e viene da casa Baggins, è pazzo per le storie dei vecchi tempi e sta ore e ore ad ascoltare il signor Bilbo che le racconta. Il padrone gli ha anche insegnato a leggere e a scrivere, senza cattive intenzioni, ben inteso, e spero che non ne verrà niente di male. Elfi e draghi, gli dico, cavoli e patate sono fatti per gente come noi. Non ti impicciare degli affari dei tuoi superiori o ti capiteranno guai a non finire, gli dico. E lo dico anche a voi, aggiunse lanciando uno sguardo al mugnaio e al forestiero. Ma il gaffiere non riuscì a convincere gli ascoltatori. La leggenda della ricchezza di Bilbo era troppo profondamente radicata nella mente dei più giovani. Sì, ma figuriamoci quante cose avrà aggiunte a quelle che portò la prima volta, ribatté il mugnaio, esprimendo ciò che tutti pensavano. Sta spesso fuori casa, c'è tutta quella gente di fuori che va a trovarlo, nani che entrano di notte, quel vagabondo prestigiatore di un Gandalf e tutti gli altri. Di pure qualche guai gaffiere, ma casa Baggins è un posto equivoco e gli abitanti lo sono ancora di più. Mi sembra che sia piuttosto lei, caro signor sabbioso, a dire quel che le pare su di un argomento che conosce ancora meno delle barche ed è tutto dire, disse il gaffiere rispondendo per le rime e detestando il mugnaio più che mai. Se sono equivoci loro, avremo bisogno di un po' più di gente equivoca da queste parti. Fra di noi c'è chi non offrirebbe un bicchiere di vino a un amico, anche se avesse le pareti di casa rivestite d'oro. A casa Baggins sì che fanno bene le cose. Il mio Sam dice che tutti saranno invitati alla festa e che a ciascuno, dico bene, a ciascuno sarà dato un regalo. Pensate, manca meno di un mese. Quel mese era settembre, il più bel settembre che ci si potesse augurare.
Qualche giorno dopo si sparse la notizia, probabilmente fornita dall'autorevole Sam, che ci sarebbero stati fuochi d'artificio, come non se ne erano visti nella contea da più di un secolo, da quando era morto il vecchio Tuco. Il tempo passava e il giorno si avvicinava. Uno strano carro pieno di strani pacchetti arrivò una sera a Hobbyville e salì faticosamente la collina che portava a casa Baggins. Gli hobbit sbalorditi uscirono tutti sulle soglie illuminate dai lampioni per vederlo meglio. Era guidato da gente di fuori che cantava in solite canzoni, nani con lunghe barbe e cappucce a punta. Qualcuno di loro rimase a casa Baggins. Alla fine della seconda settimana di settembre, un carro proveniente dal ponte sul Brandivino attraversò Lungacque in pieno giorno. Era guidato da un vecchio con un aguzzo cappello blu, un largo mantello grigio e una sciarpa color argento. Aveva una folta barba e sopracciglia cespugliose che spuntavano oltre le falde del cappello. Un gruppo di bambini hobbit seguì il carro, correndo attraverso Hobbyville e poi su per la collina. Avevano indovinato giusto, portava un carico di fuochi d'artificio. Davanti alla porta di casa Baggins, il vecchio si mise a scaricare. C'erano grossi pacchi di tutte le forme, contrassegnati con una grande G rossa e con la runa elfica. Era naturalmente il sigillo di Gandalf, e il vecchio era Gandalf in persona, lo stregone, la cui fama nella contea era dovuta in primo luogo alla sua abilità nel maneggiare fuochi, fumi e luci. Il suo vero lavoro era di gran lunga più difficile e pericoloso, ma la gente della contea non lo sospettava nemmeno. Per loro rappresentava soltanto una delle tante attrazioni della festa. I bambini hobbit, eccitatissimi, gridarono: «Gì, com'è grandioso!» E il vecchio sorrise. Lo conoscevano di vista, benché non venisse a Hobbyville che rare volte e si fermasse poco. Ma non avevano mai, né loro né gli altri, a meno che non fossero più che anziani, assistito a uno dei suoi spettacoli pirotecnici, ricordi di un passato leggendario. Quando il vecchio ebbe finito di scaricare, aiutato dai nani e da Bilbo, questi regalò qualche spicciola ai bambini, che rimasero tuttavia molto contrariati di non ricevere né razzi né petardi. «Correte via adesso», disse Gandalf, «state certi che ne avrete in abbondanza quando sarà venuto il momento». Quindi sparì in casa, assieme a Bilbo, e la porta si chiuse dietro di loro. I piccoli fissarono la porta invano per un bel po' di tempo e, convinti che il giorno della festa non sarebbe mai arrivato, se ne andarono di malavoglia. A casa Baggins, Bilbo e Gandalf sedevano in una piccola stanza, davanti alla finestra spalancata sul giardino. Il tardo pomeriggio era luminoso e calmo, bocche di leone, girasoli, nasturzi rossi e gialli, fiori incandescenti si arrampicavano su per i muri facendo capolino dalle finestre rotonde. «Com'è vivo e risplendente il tuo giardino!» esclamò Gandalf. «Sì», rispose Bilbo, «gli sono molto affezionato, come a tutta la mia cara vecchia contea, ma credo di aver bisogno di una lunga vacanza. Vuoi dire che hai intenzione di continuare a seguire il tuo piano?» E così, ho preso questa decisione alcuni mesi fa e non ho cambiato idea. Molto bene, so che è inutile discuterne, attieniti pure al tuo piano, a tutto il piano però, dalla prima all'ultima parola, e ti auguro di riuscirci nel migliore dei modi, per te e per noi tutti. E quanto spero. Comunque, ho intenzione di divertirmi giovedì, e ho preparato un piccolo scherzo. Mi domando chi riderà, disse Gandalf, scuotendo la testa. Lo vedremo, rispose Bilbo. Il giorno dopo, decine e decine di carri salirono a casa Baggins. Ci furono dei malcontenti che borbottarono qualcosa come disprezzare le cose locali, ma in settimana migliaia di ordinazioni si riversarono da casa Baggins, con richiesta di ogni tipo di attrezzi, provviste, oggetti di lusso che fossero disponibili a Hobbyville, a Lungacque e in qualunque altro luogo nelle vicinanze. La gente fu presa dall'entusiasmo, si mise a contare i giorni che mancavano, aspettando col cuore in gola il fattorino, nella speranza di un invito.
Passarono pochi giorni e gli inviti cominciarono a riversarsi, bloccando l'ufficio postale di Hobbyville e inondando letteralmente quello di Lungacque. Furono necessari altri fattorini. Ve n'era sempre una schiera che saliva o scendeva la collina, recando centinaia di gentili variazioni sul tema «Grazie infinite, saremo lieti di prendere parte alla festa». Un cartello fu attaccato al cancello di casa Baggins, vietato l'ingresso ai non addetti ai lavori per la festa, ma facevano entrare difficilmente anche coloro che partecipavano o pretendevano di partecipare ai lavori. Bilbo era occupatissimo, scriveva inviti, cancellava dalla lista coloro che avevano già risposto, imballava regali e faceva per proprio conto dei preparativi strettamente personali. Fin dall'arrivo di Gandalf non si era più fatto vedere. Una bella mattina gli hobbit si svegliarono e videro il grande campo ai piedi della casa di Bilbo coperto di corde e pali per sorreggere tende e padiglioni. Un'entrata fu ricavata nel muricciolo che dava sulla strada, abbellita da una gradinata a cui si accedeva attraverso un imponente cancello bianco. Le tre famiglie hobbit che abitavano nella via Saccoforino, limitrofa al campo, seguivano attentamente i lavori, invidiate da tutti. Il vecchio gaffiere non fingeva più nemmeno di lavorare in giardino. Il nostro numero complessivo è 144. Siete stati scelti per raggiungere questo notevole totale, un lordo, per adoperare la nostra tipica espressione. Niente applausi, il tutto era semplicemente ridicolo. Molti ospiti, in particolar modo i sequel Baggins, si sentivano insultati e offesi, convinti di essere stati invitati unicamente per riempire, come della merce in una cassetta. Un lordo, ci mancava solo questo, che volgare. Se mi è concesso riferirmi a tempi ormai lontani, è anche l'anniversario del mio arrivo a Esgaroth sul lago Lungo in una botte. In quell'occasione dimenticai completamente che era il giorno del mio compleanno. Avevo appena 51 anni allora e uno di più o uno di meno non faceva molta differenza. Il banchetto fu splendido e divertentissimo, malgrado il mio terribile raffreddore. Ricordo che riuscivo con fatica a dire grazie dande ad Uddi. È ciò che voglio ripetervi oggi, ma senza storpiare le parole. Grazie tante a tutti per essere venuti alla mia piccola festa. Silenzio ostinato, tutti erano terrorizzati al pensiero che qualche canzone o poesia fosse imminente. Si stavano annoiando a morte, perché non se ne stava zitto e non li lasciava brindare in pace alla sua salute. Ma Bilbo non cantò né recitò, si interruppe un istante e poi proseguì. In terzo e ultimo luogo desidero fare un annuncio. Quest'ultima parola giunse così forte all'improvviso che molti saltarono in piedi, quelli che ne erano ancora capaci. Vi rincresce dovervi comunicare che, quantunque, come vi ho detto prima, 111 anni trascorsi in mezzo a voi siano davvero troppo pochi, ora è giunta la fine. Me ne vado, parto, subito. Addio. Scese dalla sedia e scomparve. Una luce accecante abbagliò per un attimo gli invitati. Quando aprirono gli occhi non c'era più nessuna traccia di Bilbo. 144 hobbit stralunati caddero a sedere. Il vecchio Odo tronfi piede, tolse i piedi dal tavolo e si mise a pestare per terra. Seguì un silenzio di tomba. Fino al momento in cui, dopo qualche profondo respiro, ogni Baggins, Boffin, Took, Brandybuck, Scavari, Paffuti, Rintanati, Bolgeri, Serracinta, Tassi, Boncorpi, Soffiatrombe e Tronfipiede incominciò a parlare contemporaneamente. Erano tutti scandalizzati dal cattivo gusto dello scherzo e decisero che bisognava bere e mangiare in abbondanza per guarire dallo shock e dal cattivo umore. È pazzo, l'ho sempre detto, si sentiva dire da tutti a più riprese. Persino i Took, con qualche eccezione, consideravano assurdo e grottesco il comportamento di Bilbo. Per il momento la maggior parte degli invitati era convinto che la scomparsa del padrone di casa non fosse altro che uno stupido e ridicolo scherzo. Ma il vecchio Rory Brandybuck non era tanto sicuro, né l'età né tantomeno il pasto luculliano gli avevano offuscato la mente, disse a sua nuora Esmeralda. C'è qualcosa di strano in tutto ciò, mia cara. Mi sa tanto che il nostro pazzo di Baggins se n'è di nuovo andato via. Vecchio scemo, ma non c'è da preoccuparsi, non si è portato via niente da mangiare.
e chiamò forte Frodo per dirgli di mandare dell'altro vino. Frodo era l'unico fra i presenti a non aver aperto bocca. Era rimasto per qualche minuto seduto in silenzio accanto alla sedia vuota di Bilbo, ignorando domande e commenti. Lo scherzo l'aveva divertito, benché fosse già al corrente di tutto. Davanti alla sdegnata sorpresa degli ospiti, con molta difficoltà era riuscito a trattenersi dal ridere, ma allo stesso tempo si sentiva profondamente scosso. Tutto a un tratto si era reso conto che amava immensamente il vecchio Hobbit. La maggior parte degli ospiti aveva ripreso a mangiare e a bere, discutendo sulle passate e presenti bizzarrie di Bilbo. Solo i Sacklebaggins se ne erano andati via infuriati. Frodo non ne volle più sapere della festa. Dopo aver dato l'ordine di servire altro vino, finendo in silenzio il proprio bicchiere alla salute di Bilbo, uscì furtivamente dal padiglione. Quanto a Bilbo Baggins, fin dalle prime parole del discorso aveva giocherellato con l'anello d'oro nascosto in tasca, il suo magico anello che era riuscito a mantenere segreto per tanti anni. Mentre scendeva dalla sedia, se lo infilò al dito e nessun hobbit lo vide mai più a Hobbiville. Ritornò con passo arzillo nella sua tana, fermandosi un momento ad ascoltare col sorriso sulle labbra il frastuono che proveniva dal padiglione e il rumore dei divertimenti nel resto del campo. Entrò. Si tolse l'abito scuro e lo piegò accuratamente, avvolse in carta velina il panciotto di seta ricamata e lo mise a posto. Indossò velocemente un vecchio vestito rattoppato e stretto alla vita da una logora cintura di cuoio e vi appese una corta spada inguainata in uno sdrucito fodero di pelle nera. Tolse da un cassetto chiuso in una vecchia mantella con cappuccio odorante di naftalina, che era stata tenuta a lungo sotto chiave come un oggetto prezioso, ma che era talmente rammendata e stinta da non poterne più distinguere il colore, forse verde scuro. Gli andava molto grande. Si recò nello studio, da una grande cassaforte strasse un pacchetto avvolto in vecchi indumenti, un manoscritto rilegato in pelle rossa e una busta voluminosa. Ficcò il libro e il pacchetto in un grosso sacco pesante che aveva preparato e che era ormai quasi pieno. Dopo aver infilato nella busta l'anello d'oro e la catenella, la chiuse, la sigillò e la indirizzò a Frodo. Dapprima la posò sulla mensola del camino, ma poi ripensandoci la riprese. E la mise in tasca. In quel momento la porta si aprì e Gandalf entrò veloce. Ciao, disse Bilbo, stavo proprio pensando se saresti venuto a salutarmi. Sono contento di trovarti finalmente visibile, rispose lo stregone sedendosi su una sedia. Volevo raggiungerti per scambiare le ultime quattro parole. Suppongo tu sia convinto che tutto è riuscito splendidamente e come previsto dal tuo piano. Proprio così, disse Bilbo, malgrado la sorpresa di quel lampo che si è fatto trasalire me, figuriamoci gli altri. Una tua piccola giunta, suppongo. Hai indovinato, saggiamente sei riuscito a mantenere segreto quell'anello per tutti questi anni e mi è parso necessario dare ai tuoi ospiti qualcosa che potesse spiegare loro la tua improvvisa scomparsa. E rovinarmi lo scherzo. Sei un impertinente ficcanaso, disse ridendo Bilbo, ma probabilmente tu sai meglio di me ciò che si deve fare, come al solito. Quelle rare volte che so qualcosa, ma tutta questa storia non mi convince molto. Sei arrivato alla conclusione, hai fatto il tuo piccolo scherzo, spaventato e offeso la maggior parte dei tuoi parenti e dato da con te un argomento di conversazione per i prossimi 9 giorni. Anzi, direi per i prossimi 99. Hai qualche altra intenzione? Certo. Sento proprio il bisogno di una vacanza, di una lunghissima e piacevole vacanza. Sarà probabilmente eterna, non credo proprio che tornerò. Ti dirò anzi che non ne ho alcuna intenzione e che ho già preso le misure necessarie. Sono vecchio, Gandalf, non dimostro i miei anni, ma sto incominciando a sentire un peso in fondo al cuore. E poi dicono che mi mantengo bene. Sbuffò. Io che mi sento tutto magro, come dire, teso, rendo l'idea come del burro spalmato su di una fetta di pane troppo grande. Non è una cosa normale. Devo aver bisogno di un cambiamento d'aria o roba simile. Lo sguardo penetrante di Gandalf lo scrutò attentamente. Hai ragione, non può essere normale, disse pensoso. Ritengo che dopo tutto il tuo piano sia il migliore.
Ho già deciso e predisposto tutto. Voglio rivedere le montagne, Gandalf, le montagne, e trovare un posto dove riposare. Pace e tranquillità, senza centinaia di parenti che ficcano il naso dappertutto e una coda di gente alla porta che vuole favori. Desidero trovare un posto dove poter finalmente finire il mio libro. Ho immaginato una bellissima conclusione e visse felice e contento fino alla fine dei suoi giorni. Gandalf rise e disse: Mi auguro che sia così, ma nessuno leggerà il libro, qualunque sia la fine. Chissà, forse tra molti anni qualcuno lo leggerà. E Frodo lo ha già letto, fino al punto dove mi sono interrotto. Veglierai su Frodo e gli darai una mano, vero? Certo, ogni volta che potrò fare a meno delle mani, gliele darò tutte e due. Sarebbe venuto con me se glielo avessi chiesto. Anzi, poco prima della festa me l'ha proposto lui stesso, ma in fondo non è ancora convinto di voler partire. Ho bisogno di rivedere le zone selvagge, le montagne prima di morire. Lui è ancora innamorato della contea, dei boschi, dei campi, dei ruscelli. È qui che si sente a suo agio. Naturalmente gli lascio tutti i miei beni, eccetto qualche piccola cosa. Spero che sarà felice quando si sarà abituato a vivere solo. È giunta l'ora in cui deve diventare padrone di se stesso. Gli lasci proprio tutto, anche l'anello, no? Eravamo già d'accordo su questo punto, ricordi? Ma sì, forse sì, suppongo, balbettò Bilbo. Dov'è? In una busta, se lo vuoi proprio sapere, rispose Bilbo impaziente, là, sul camino. Anzi, no, ce l'ho qui in tasca, esitò. Che strano, però, mormorò incantato. Dopotutto, perché no? Perché non dovrebbe rimanere dov'è? Per la seconda volta Gandalf lo fissò a lungo, con un bagliore negli occhi. Credo, Bilbo, disse pacatamente, che sarebbe meglio lasciarlo, quest'anello. Non ne hai voglia? Beh, sì e no. Ora che è giunto il momento, ti confesso che non mi garba affatto dovermene privare e non vedo poi perché lo dovrei fare, che motivo ci sarebbe? Chiese. E la sua voce mutò improvvisamente, diventando aspra, diffidente e seccata. Non fai altro che infastidirmi con questa storia dell'anello, eppure non ti sei mai preoccupato di tutti gli altri oggetti che ho portato dal viaggio. Infatti, ma dovevo infastidirti perché volevo la verità. Replicò Gandalf, era molto importante. Gli anelli magici sono, come dire, magici. Inoltre sono strani e rari. Ero interessato al tuo anello da un punto di vista, direi, quasi professionale e lo sono tuttora. Desidero sapere dov'è, se te ne parti di nuovo per uno dei tuoi viaggi. Comunque, penso che tu l'hai tenuto abbastanza. Non ne avrai più bisogno, Bilbo, ne sono certo. Bilbo arrossì e una scintilla di collera brillò nei suoi occhi, il suo viso affettuoso si fece duro. E perché no? Gridò. Non tocca a te impicciarti di ciò che faccio, delle cose che mi appartengono. L'anello è mio, sono stato io a trovarlo, è toccato a me. Certo, disse Gandalf, ma non c'è bisogno di arrabbiarsi. Se sono arrabbiato è unicamente colpa tua, replicò Bilbo. È mio, ti dico, è la mia proprietà, il mio tesoro, sì, il mio tesoro. Il viso dello stregone rimase grave e vigile, e soltanto un barlume nel più profondo dei suoi occhi mostrò che era sorpreso e molto allarmato. Qualcuno già prima di te l'ha chiamato il suo tesoro. Ed ora sono io a chiamarlo così, perché non dovrei? Perché, anche se tanto tempo fa lo disse Gollum, io ho intenzione di tenerlo, capito? Gandalf si alzò in piedi. Parlò severamente. Sei un pazzo se lo fai, Bilbo, disse. Ogni tua parola dimostra sempre più chiaramente che sei diventato schiavo di quell'anello. Devi disfartene e poi potrai partire ed essere libero. Farò quel che mi pare e andrò dove mi piace, ribatté ostinato Bilbo. Ma mio caro Hobbit, esclamò Gandalf, siamo stati amici per tutta la vita e mi devi qualcosa, su via, mantieni la promessa, rinuncia all'anello. Senti, se lo vuoi tu dillo una buona volta, urlò Bilbo. Ma sii certo che non l'avrai, non darò mai via il mio tesoro. Ecco la mia risposta. E posò la mano sull'elsa della sua piccola spada. Gli occhi di Gandalf lanciarono fiamme. Fra poco sarò io ad arrabbiarmi, disse. Guai a te se ripeti una sola volta quel che hai detto. Vedrai Gandalf il grigio perdere le staffe. Fece un passo in direzione di Bilbo e parve che si ergesse alto e minaccioso. La sua ombra riempì la piccola stanza. L'hobbit indietreggiò verso il muro, ansimante, con la mano avvinghiata alla tasca. Rimasero così per qualche istante, uno di rimpetto all'altro, e l'aria della stanza sembrò vibrare come una corda tesa. Lo sguardo di Gandalf rimase fisso su Bilbo.
Lentamente le mani dell'Hobbit allentarono la presa ed egli incominciò a tremare. Non capisco che cosa ti succeda, Gandalf, disse. Non ti ho mai visto così prima d'oggi. Che vuoi? L'anello è mio, no? Sono stato io a trovarlo e Gollum mi avrebbe ucciso se non l'avessi tenuto. Che gli abbia detto? Io non sono un ladro. Non ti ho mai accusato di esserlo, rispose Gandalf, e nemmeno io lo sono. Non sto cercando di derubarti, ma di aiutarti. Vorrei che tu ti fidassi di me come nel passato. Si allontanò e l'ombra scomparve. Sembrò rimpicciolirsi e tornare a essere un vecchio grigio, curvo e inquieto. Bilbo si passò la mano sugli occhi. Mi dispiace, disse, ma mi sentivo così strano, eppure in un certo senso sarebbe un sollievo non avere più questo assillo, è diventato un peso per me negli ultimi tempi. A volte mi sembra come un occhio che mi guarda fisso e ogni momento sono tentato di metterlo al dito e di sparire, sai? Oppure mi domando se è al sicuro e lo tolgo dalla tasca per accertarmene. Ho cercato di chiuderlo sotto chiave, ma ho scoperto che non avevo pace sentendolo lontano da me. Non so proprio perché, non riesco nemmeno a prendere una decisione. Allora abbi fiducia nel mio consiglio, è una decisione già presa. Parti e lascialo qui, separatene, dallo a Frodo e io veglierò su di lui. Bilbo rimase un minuto teso e incerto. Infine sospirò. Va bene, annuì facendosi forza. Farò come dici tu. Quindi scrollò le spalle, sorridendo tristemente. Dopotutto, questa storia della festa doveva servire proprio a questo scopo: fare un sacco di regali di compleanno per incoraggiarmi a dar via anche l'anello. Non è servito a niente, ma sarebbe un peccato sprecare tutti i miei bei preparativi. Rovinerebbe completamente lo scherzo. Verrebbe meno l'unico aspetto positivo di tutta questa storia, disse Gandalf. Benissimo, disse Bilbo, sarà di Frodo, come tutto il resto. Trasse un profondo respiro. Ma ora è tempo che vada, qualche altro mi acchiappa. Ho già salutato e non ce la farei a salutare da capo. Prese la borsa e si diresse verso la porta. Hai ancora l'anello in tasca? Gli fece notare lo stregone. Già è vero, esclamò Bilbo, e anche il testamento e gli altri documenti. È meglio che te li dia e incarichi te di darli a Frodo. L'anello sarà più al sicuro. No, no, non me lo dare, disse Gandalf. Mettilo sul camino, non corre nessun pericolo in attesa che Frodo lo venga a prendere. Io lo aspetterò, sta pur certo. Bilbo tolse dalla tasca la busta, ma mentre stava per posarla vicino all'orologio, la sua mano si ritirò bruscamente e il pacchetto cadde per terra. Prima che potesse raccoglierlo, lo stregone si chinò a prenderlo e lo mise a posto. Di nuovo la rabbia contrasse per un attimo il viso dell'Hobbit. Ma poi lasciò al posto un'espressione di sollievo e una risata. Un'altra cosa fatta, disse. Ora sì che posso partire. Si recarono nell'ingresso. Bilbo scelse il bastone preferito. Quindi fischiò e tre nani sbucarono dalle varie camere dove erano indaffarati. Siamo pronti? Chiese Bilbo. Avete imballato tutto? E le etichette sono state incollate? È stato fatto tutto, risposero. E allora in cammino, uscì dalla porta principale. Era una notte splendida e il cielo nero puntellato di stelle. Alzò lo sguardo, annusando l'aria. Com'è bello essere di nuovo in viaggio per la via con i nani. Era ciò che rimpiangevo da anni. Addio, disse guardando la sua vecchia casa, inchinandosi sulla porta. Addio, Gandalf. Arrivederci, Bilbo. Sii cauto e prudente, ormai sei abbastanza vecchio e forse anche abbastanza saggio per saperti regolare. Non ci tengo a essere prudente, non stare in pensiero per me, non sono mai stato così felice ed è tutto dire. Ma è giunta l'ora, sono finalmente trascinato via, soggiunse. E poi, a bassa voce, quasi si rivolgesse a se stesso, cantò dolcemente nella notte. La via prosegue senza fine. Lungi dall'uscio dal quale parte, ora la via è fuggita avanti. Devo inseguirla a ogni costo, rincorrendola con piedi alati, sino all'incrocio con una più larga, dove si uniscono piste e sentieri. E poi dove andrò, nessuno lo sa. Si interruppe e rimase un attimo silenzioso.
Quindi, senza dire altro, si allontanò dalle luci, dalle voci che venivano dai campi e dalle tende. Seguito dai suoi tre compagni, entrò da dietro nel suo giardino, trotterellando giù per il sentiero scosceso. Saltò oltre la siepe in un posto dove era più bassa e prese per le brumiere, attraversando la notte come un fruscio di vento nell'erba. Quando sparì dalla vista, Gandalf rimase qualche istante a scrutare fisso nell'oscurità. Arrivederci, caro Bilbo, al nostro prossimo incontro, mormorò e rientrò in casa. Frodo rincasò poco dopo e lo trovò seduto al buio, immerso nei suoi pensieri. È partito? Chiese. Sì, rispose Gandalf, alla fine è partito. Vorrei, anzi, ho sperato fino all'ultimo che si trattasse soltanto di uno scherzo, disse Frodo, ma in fondo al cuore sapeva che intendeva veramente andarsene. Lui scherzava sempre sulle cose serie. Se almeno fossi tornato prima, l'avrei potuto salutare un'ultima volta. Credo che in fin dei conti preferisse sparire silenziosamente, disse Gandalf, non essere troppo turbato, è al sicuro ora. Ti ha lasciato un pacchetto lì sul camino. Frodo prese la busta, le diede uno sguardo, ma non l'aprì. Vi troverà il suo testamento e qualche altro documento, credo, disse lo stregone. D'ora in poi sei tu il padrone a casa Baggins. Qualcosa mi dice che ci sia anche un anello d'oro. L'anello, esclamò Frodo, me lo ha lasciato, chissà perché. Comunque potrebbe essere utile. Potrebbe, ma potrebbe anche non esserlo, replicò Gandalf. Se fossi in te non lo adopererei. Ma mi raccomando, tienilo segreto e al sicuro. E ora buonanotte, io me ne vado a letto. Quale padrone di casa Baggins, Frodo sentì che aveva il noioso dovere di salutare gli ospiti. Ormai per tutto il campo si era sparso il rumore di strani avvenimenti, ma Frodo si limitava ad assicurare che tutto sarebbe stato chiarito entro l'indomani. Verso mezzanotte le carrozze vennero a prendere le persone importanti. Una per una svanirono nel buio, piene di hobbit sazi, ma estremamente insoddisfatti. Dei giardinieri vennero, secondo le istruzioni, per portar via con le carrette coloro che erano inavvertitamente rimasti indietro. La notte passò lenta. Il sole si alzò. Gli hobbit si alzarono alquanto più tardi, passavano le ore della mattinata. Arrivò gente che incominciò, secondo gli ordini ricevuti, a smontare. A togliere di mezzo i padiglioni, i tavoli, le sedie, i cucchiai, i coltelli, le bottiglie, i piatti, le lanterne, i vasi con gli arbusti in fiore, le briciole, le carte, le borse, i guanti, i fazzoletti dimenticati e i manicaretti rimasti. Quindi arrivò una quantità di altra gente, senza averne ricevuto l'ordine, Baggins, Boffin, Bolgeri, Tuck e innumerevoli altri ospiti che risiedevano o si trovavano nelle vicinanze. A mezzogiorno, persino coloro che si erano rimpinzati a più non posso erano in piedi e gironzolavano davanti a casa Baggins, formando una grande folla non invitata, ma nemmeno inaspettata. Frodo era in piedi sulla soglia, sorridente, ma stanco e preoccupato. Accoglieva tutti, ma non aveva nulla da aggiungere a ciò che aveva detto la sera precedente. La sua risposta a tutte le pressanti domande era semplicemente: il signor Bilbo Baggins se n'è andato, e a quel che so, definitivamente. Qualcuno a cui Bilbo aveva lasciato dei messaggi fu invitato a entrare in casa. Nell'ingresso era accatastata un'infinita varietà di pacchi, pacchetti, piccoli articoli di arredamento e oggetti vari. Su ognuno era stata applicata un'etichetta. Ve ne erano molte con questo tipo di dicitura.
per Adelardo Tuck, strettamente personale, da parte di Bilbo, su di un ombrello. Adelardo se ne era portati via molti e senza cartellino. Per Dora Baggins, in memoria di una lunga corrispondenza, con affetto Bilbo, su di un cestino, su di un gran cestino per la carta straccia. Dora era la sorella di Drogo e la più anziana superstite femminile della famiglia. Aveva 99 anni e per più di 50 aveva scritto fiumi di belle parole e di buoni consigli per Milo Rintanati, augurandomi che gli sia utile. Bilbo Baggins, su di una penna d'oro con calamaio. Milo non aveva mai risposto ad alcuna lettera. Per la mia cara Angelica, da parte di zio Bilbo, su di uno specchio, tondo e convesso. Angelica era una graziosa giovane della famiglia Baggins e palesemente troppo soddisfatta del proprio viso. Per la collezione di Ugo Saracinta, da parte di un contribuente, su di una libreria, vuota. Ugo prendeva prestito un'infinità di libri che non restituiva mai. Per Lobelia Sackville Baggins, in regalo, su di una cassetta di cucchiaini d'argento. Bilbo era convinto che quando lui era stato via per la prima volta, Lobelia si era impossessata di gran parte della sua argenteria. Lei lo sapeva benissimo, perciò quando sul tardi arrivò anche lei, afferrò subito il significato recondito. Ma pure i cucchiaini. Questa non è che una piccola parte dei regali ammucchiati. La casa di Bilbo era alquanto ingombra di cose eterogenee da lui racimolate nel corso di una lunga vita. D'altronde tutte le caverne hobbit tendevano a essere particolarmente ingombre. L'abitudine dei numerosissimi regali di compleanno non era una delle cause principali, il che non vuol certo dire che i regali di compleanno fossero sempre nuovi. Uno o due matom, la cui funzione era stata ormai dimenticata da tempi immemorabili, avevano circolato per tutta la zona. Ma Bilbo era solito regalare oggetti nuovi e conservare i doni che riceveva. Si faceva così finalmente un po' di spazio nella vecchia caverna. Ogni regalo d'addio era munito di un cartellino, scritto da proprio pugno da Bilbo, e su parecchi si leggevano motteggi e prese in giro. Ma naturalmente la maggior parte degli oggetti era assegnata a chi più li desiderava e fu accolta con entusiasmo. Gli hobbit più poveri, in particolar modo quelli di via Saccoforino, furono colmati di doni. Il vecchio gaffiere Gamgee ricevette due sacchi di patate, una vanga nuova fiammante, un cappotto di lana e un flacone di unguento contro l'artrosi. Il vecchio Rory Brandybuck, quale atto di riconoscenza per la sua ospitalità, ebbe una dozzina di bottiglie di vecchi vigneti, un ottimo vino rosso, forte, del Decumano Sud, ben stagionato, poiché l'aveva imbottigliato il padre di Bilbo. Rory dimenticò tutti i suoi rancori e dopo la prima bottiglia proclamò Bilbo un uomo straordinario. Rimaneva per Frodo roba in quantità, senza contare che naturalmente tutti i gran tesori, oltre ai libri e ai quadri, all'abbondantissimo mobilio, ormai appartenevano a lui. Ma nessun accenno, allusione a denaro o gioielli. Non fu regalato né un centesimo né una perlina di vetro. Frodo ebbe un pomeriggio spossante. In un baleno si era sparsa la stravagante notizia che l'intera dimora veniva distribuita gratuitamente. Bastarono pochi minuti per riempire di gente fino all'inverosimile casa Baggins. Gente che non aveva nessun motivo di essere lì, ma che non si riusciva a tenere fuori. Etichette furono strappate e confuse, scoppiarono interminabili litigi. Alcuni conducevano trattative ed effettuavano scambi nell'ingresso. Altri cercavano di svignarsela con oggetti di minore importanza non destinati a loro o con qualsiasi cosa apparentemente abbandonata o non tenuta d'occhio. La strada che portava al cancello era bloccata da carriole e carretti. In mezzo a tutto quel trambusto arrivarono i Sackville Baggins. Frodo si era ritirato per un po' in camera sua e aveva lasciato di guardia il suo amico, Merry Brandybuck. Quando Otto, furioso, pretese di vedere Frodo, Merry si inchinò educatamente dicendo: «È stato colto da un lieve malessere e per il momento sta cercando di riposare». «Di nascondersi, vuoi dire», ribatté Lobelia. «Comunque sia, volente o nolente, siamo fermamente decisi a vederlo, se è pregato ad andarglielo a dire». Merry gli fece aspettare un bel po' nell'atrio.
dovrebbero così modo di scoprire i cucchiaini lasciati loro in regalo da Bilbo, cosa che non contribuì certo a migliorare il loro umore. Finalmente furono fatti accompagnare nello studio. Frodo era seduto alla scrivania, circondato da un mare di carte. Sembrava indisposto, perlomeno la visita dei Sackville Baggins lo indisponeva manifestatamente. Si alzò giocherellando con qualcosa che aveva in tasca, comunque si comportò molto educatamente. I Sackville Baggins erano alquanto offensivi, cominciarono con offrirgli somme irrisorie, come quando si tratta fra amici, per vari oggetti di valore senza cartellino. Quando Frodo rispose che veniva dato via soltanto ciò che Bilbo aveva espressamente stabilito, replicarono che tutto l'affare era molto losco. Una sola cosa è chiara per me, disse Otto, e cioè che tu fai proprio un bel colpo, pretendo di vedere il testamento. Otto sarebbe stato l'erede di Bilbo se questi non avesse adottato Frodo. Egli lesse il testamento con attenzione e andò in bestia, infatti il testo era, sfortunatamente per lui, molto chiaro e corretto. In conformità alle norme Hobbit che esigono tra l'altro l'apposizione delle firme di 7 testimoni in inchiostro rosso. Giocate di nuovo, disse sua moglie, aver atteso 60 anni per quella miseria di cucchiaini. Schioccò le dita in faccia a Frodo e marciò via sbattendo la porta. Ma non era altrettanto facile sbarazzarsi di Lobelia. Poco dopo Frodo uscì dallo studio per controllare l'andamento delle cose e la trovò che gironzolava ancora per la casa, esplorando tutti gli angoli, frugando in ogni cantuccio, percuotendo muri e pavimenti. La condusse fuori dall'edificio energicamente, dopo averle tolto l'impiccio di numerosi oggetti alquanto preziosi, che chissà come erano andati a cadere nel suo ombrello. Sul volto di Lobelia si dipinse l'atroce tormento dell'anima alla ricerca disperata di una frase di commiato che potesse annientarlo. Ma tutto ciò che seppe dire, voltandosi sulla soglia, fu: «Un giorno lo rimpiangerai, ragazzo mio, perché non te ne sei andato via pure tu? Che c'entri tu qui? Non sei un Baggins, sei un Brandybuck!» «Hai sentito, Merry? Era un insulto, se vogliamo. Era un insulto, se vogliamo!» esclamò Frodo chiudendo la porta dietro di lei. Era un complimento, disse Mary Brandybuck, e quindi, naturalmente, ben lungi dall'essere vero. Esplorarono insieme la casa, espellendo 3 giovani hobbit, 2 boffin e un bolgeri, che sfondavano tranquillamente le pareti di una delle cantine. Frodo ebbe persino una zuffa col giovane Sancho Tronfipiede, nipote del vecchio Tronfipiede, che si era messo a scavare nella grande dispensa dove gli sembrava di sentire un eco. La leggenda dei tesori di Bilbo suscitava non solo curiosità, ma anche folli speranze. Infatti l'oro conquistato in modo misterioso, se non addirittura losco, appartiene, come tutti sanno, a chiunque lo trovi, senza essere interrotto nella ricerca. Quando ebbe finalmente sopraffatto e scaraventato fuori il giovane Sancho, Frodo crollò su di una sedia nell'ingresso. «È ora di chiudere bottega, Merry», disse. «Chiudi la porta a chiave e non aprire più a nessuno fino a domani, anche se vengono con un ariete». Quindi andò a rinfrancarsi con una tardiva tazza di tè. Si era appena seduto quando bussarono piano alla porta d'ingresso. «Di nuovo Lobelia, probabilmente». Di nuovo Lobelia, probabilmente, pensò. Deve aver escogitato qualcosa di veramente malvagio ed essere tornata nessuno sui suoi passi per dirmelo. Può aspettare. Continuò a sorseggiare il suo tè, noncurante del ripetersi di colpi sempre più forti. Ad un tratto la testa dello stregone fece capolino dalla finestra. «Se non mi apri, Frodo, scaravento la porta attraverso tutta la caverna fino all'altro lato della collina», disse. «Mio caro Gandalf, solo mezzo secondo», esclamò Frodo, precipitandosi fuori dalla stanza ad aprire la porta.
Vieni, vieni, ero convinto che fosse Lobelia. Allora ti perdono. L'ho intravista poco fa che guidava un calesse in direzione di Lungacqua con una faccia da far accagliare il latte appena munto. Quella stessa faccia ce l'avevo davanti io poco prima. Ti assicuro che stavo per infilarmi l'anello di Bilbo. Desideravo ardentemente di sparire. Non ti azzardare a fare una cosa del genere, esclamò Gandalf sedendosi. Sii cauto con quell'anello, Frodo. Ti dirò che è soprattutto per questo che sono venuto a dirti un'ultima parola. Che c'è? Cosa sai esattamente in proposito? Solo ciò che mi ha detto Bilbo. Ho sentito la sua storia, come l'ha trovato e poi adoperato durante il suo viaggio, ben inteso. Questo è il punto. Quale storia? Chiese Gandalf. Oh, non certo quella che raccontò ai nani e scrisse nel suo libro, rispose Frodo. Mi ha narrato la vera versione dei fatti, poco dopo la mia venuta qui, confessandomi che tu l'avevi infastidito a tal punto che era stato costretto a raccontartela e dicendomi che era quindi opportuno che la conoscessi anch'io. Niente segreti fra noi, Frodo, mi disse, ma non devono essere divulgati. Comunque sia, l'anello è mio. Interessante, disse Gandalf. E che ne pensi di tutta questa storia? Vuoi dire di tutto quel che ha inventato sul regalo? Beh, fin dal primo momento ho trovato la storia vera molto più verosimile, e non sono riuscito a capire perché l'avesse trasformata in quel modo. Oltretutto non era affatto nel carattere di Bilbo fare questo genere di cose. Ho trovato il tutto alquanto strano e sono rimasto molto perplesso. Anche io. Ma le cose più strane possono accadere a coloro che possiedono tali tesori e li adoperano. Che ti siedi a monimento e ti inciti a essere estremamente prudente con quell'anello. È probabile che abbia qualche altro potere oltre a quello di farti sparire quando più ti aggrada. Non ti capisco, disse Frodo. Nemmeno io capisco esattamente di che cosa si tratta, rispose lo stregone. Mi sono soltanto messo a riflettere sulla natura di quell'anello, in particolar modo da ieri sera. Nessuna ragione di preoccuparti, comunque. Ma ascolta il mio consiglio: adoperano molto, molto raramente, o meglio ancora, mai. Soprattutto non servirtene in modo tale da provocare chiacchiere o destare sospetti. Te lo ripeto ancora, custodiscilo bene e tienilo segreto. Sei molto misterioso, che cosa temi? Non ne sono certo, per cui non ti dico altro. Forse sarò in grado di farti sapere qualcosa al mio ritorno. Parto immediatamente, perciò ti saluto e a presto. Immediatamente, gridò Frodo, e io che credevo rimanesse almeno una settimana, contavo tanto sul tuo aiuto. Infatti era nelle mie intenzioni, ma ho dovuto cambiare idea. Può darsi che stia via per un bel po', ma tornerò a trovarti non appena mi sarà possibile. Non ti meravigliare quando mi vedrai arrivare quatto quatto. D'ora in poi verrò nella contea in incognito. Mi sono reso conto di non essere molto ben accetto. Dicono che sono un guastafeste, un perturbatore della pace. C'è persino gente che mi accusa di aver rapito Bilbo, o peggio. Anzi, ti dirò che si vocifera che tu e io abbiamo complottato insieme per impadronirci della sua fortuna. Che gente! Esclamò Frodo. Certo intendi parlare di Otto e Lobelia. Abominevole, gliela darei casa Baggins con tutto il resto se solo riuscissi a mettermi in contatto con Bilbo e andarmene a vagabondare per i campi con lui. Amo la contea, ma sto incominciando a rimpiangere di non essere partito anch'io. Chissà se lo vedrò mai più in vita mia. Anch'io me lo chiedo, disse Gandalf, e ci sono tante altre cose che vorrei sapere. Ma è ora di andarmene. Stai bene e attento alle mie visite improvvise, specialmente nelle ore più impensate. Addio. Frodo lo accompagnò alla porta. Con un ultimo cenno di mano, Gandalf si allontanò, a passo sorprendentemente spedito. Ma Frodo ebbe l'impressione che il vecchio stregone fosse stranamente curvo, come sotto il peso di un grosso fardello. La sera si oscurò rapidamente e la figura ammantata scomparve presto nel crepuscolo. Molto tempo sarebbe passato prima che Frodo lo rivedesse.
Fine capitolo 1. Grazie per essere arrivato fin qui. Ed ora, come se fosse una serie TV, arriva nel prossimo capitolo. Perché ogni capitolo è pensato come se fosse una puntata di una serie TV. Questa è un po' l'idea. Diciamo, un libro è tipo una stagione. 16 anni, questo è il trailer del prossimo capitolo. 16 anni dopo, Gandalf è tornato e ha scoperto qualcosa. Qualcosa di brutto, qualcosa di irreale, qualcosa che getterà nella vita di Frodo l'ombra del passato, che è il titolo del prossimo capitolo. Ok, grazie, ciao e alla prossima.